lo speed è il primo e più importante passo per rimettere ordine nel caotico panorama della pubblica amministrazione italiana, nonché un'importante opportunità per valorizzare il modello di sviluppo software collaborativo. Roberto Guido, a te. Sembra, ma siamo un paese piuttosto all'avanguardia per quanto riguarda l'accesso a servizi digitali della pubblica amministrazione. Non sembra perché magari non ci troviamo a utilizzarli, perché, qui vediamo poi abbiamo detto la cosa positiva, però ci sono i servizi, ma vediamo anche la cosa negativa, ovvero è difficile accedere ai servizi perché ogni volta che bisogna interagire con un diverso ente, una diversa istituzione, bisogna registrare un nuovo account, spesso dovremmo anche validare, quindi andare personalmente allo sportello, presentarsi i documenti, fare tutta una procedura che conviene quasi andare allo sportello fisicamente che non accedere al servizio online. E quindi viene un po' persa, andata via, opportunità del servizio online. Speed va sostanzialmente a cercare di risolvere questo problema alla radice di quello che poi è tutto l'accesso al digitale, alla digitalizzazione, ai servizi e quant'altro. Sostanzialmente in cosa consiste? Al fatto di non avere dozzine e dozzine di account registrati in maniere diverse, trasversali tra di loro, ognuno a modo suo, ognuno in un contesto diverso, ognuno in un modo diverso, ma avere un unico account registrato presso uno dei provider autorizzati, certificati da Agido o da chi altri, avere un account unico che quindi viene una volta sola validato, una volta sola ci si presenta dove è necessario con i documenti d'identità, si dice io sono certifico di essere proprio Roberto Guido, sono proprio io, queste sono le mie credenziali, e a questo punto si può accedere a tutti gli altri servizi che hanno accesso alla Speed, hanno modo di validare l'identità della persona. Viceversa, questo non soltanto per i servizi esistenti, ma per opportunità anche per i servizi non ancora esistenti, perché nel momento in cui io vorrei condividere dei servizi, delle informazioni con delle persone, ma devo validare l'identità di queste persone, non soltanto più nel mondo della scuola, nel momento in cui devo esporre dati potenzialmente sensibili di minori, devo essere ben sicuro che questi dati vadano soltanto alle mani di chi è autorizzato e chi può effettivamente vederli. Ovviamente registrare un account per ogni genitore per far accedere ai servizi e quant'altro sarebbe un po' complicato, ma nel momento in cui esiste questa opportunità, questa possibilità, magari c'è modo di utilizzare questo sistema per fare in modo, per sapere a priori che la tal persona è ho un account verificato o un servizio terzo che mi garantisce il fatto che quella persona lì è proprio chi dice di essere, e a questo punto sono in grado di fornirgli le informazioni che mi sta chiedendo. Questa è la teoria, questo è quello che è stato normato, legiferato, documentato e quant'altro. Dopodiché viene la pratica. Da una parte c'è il mio sito su cui voglio far accedere a servizi e informazioni, che può essere anche il sito della scuola, il sito dell'ASL, il sito del comune, il sito di quello che è. Dall'altra parte ci sono i fornitori che certificano l'identità degli utenti. In mezzo ci vuole un qualche pezzettino di software, un modulo, una libreria o qualche cosa che permetta ai due pezzi di parlarsi tra di loro. E quindi di dato l'utente, autorizzarlo, identificarlo, autorizzarlo, eccetera eccetera. Questo pezzettino di software è quello su cui stanno lavorando in modo un po' isolato, un po' indipendente, diversi enti, diverse istituzioni, che un po' ciascuno ha fatti propri, sta cercando di arrangiarsi per cercare di entrare in questo nuovo mondo. Chiaramente gli enti più grossi
sono più facilitati, avendo le risorse, magari avendo anche i programmatori interni, e i piccoli più o meno si devono arrangiare, sperando che si riesca ad arrangiare, ed è qui che nasce l'intervento della comunità. Sul sito donazioni.it già da qualche mese stavo gestendo alcune campagne di raccolta fondi per finanziare concretamente, per supportare con la parola ma con dei denari sul tavolo, lo sviluppo di applicazioni, soprattutto nel mondo della scuola, ma non solo. Due o tre mesi fa è stata lanciata l'iniziativa per fare esattamente quello che dicevo prima, ovvero scrivere il modulino software per quelli che sono i CMS più popolari, più utilizzati nel mondo della scuola, ma non solo, che sono ovviamente Drupal, WordPress e Joomla, che sicuramente avete sentito parlare. E a questo punto provvedere un'implementazione che coinvolge il programmatore che sa da tutto per coinvolgere, e a questo punto rilasciarlo liberamente in modo che tutti possano prendere il modulino, metterlo nella cartelletta dedicata, o meglio ancora confidiamo nel fatto che le prossime release di Porta Aperta sul web li integrano già direttamente in questo modulo, e pronti via il fatto di poter a questo punto fornire dei servizi addizionali dal proprio sito all'esterno. Sì, mi raccontava prima qualcuno, Luisa, che non vedo più in giro, una infinite potenzialità di questo sistema è nel momento in cui voglio far firmare i moduli dei professori e dei docenti che per le vostre ferie, per il mondo, insomma, che conoscete meglio di me, o firmo il pezzo di carta in segreteria o interagisco con il sito web, che però anche lì ha un sistema di autenticazione che sta a una semplice username e password, non si sa bene quanto possa essere sicuro e affidabile. Nel momento in cui questo genere di servizi li faccio passare per una piattaforma di autenticazione e di autorizzazione diversa, a questo punto sono in grado di certificare il fatto che quella persona è proprio chi dice di essere, quindi applicare quello che è la richiesta che mi sta chiedendo. Questa iniziativa di donazione di un sito ha fatto attenzare un po' di orecchie, siamo in contatto con Agid, ma è una cosa ufficiosa quindi non dite in giro, ha attivato una collaborazione, ha attivato una serie di comunità, tra cui ovviamente Porta Aperta sul web, immancabili grazie al cielo che ci sono, tipo WordPress Italia, tipo Joomla Lombardia, una serie di comunità di sviluppatori, di persone che si mettono lì a programmare, a codare, che sta lavorando su questo progetto, su questa iniziativa. Nonché, oltre ai 3 CMS di riferimento, poter integrare questa possibilità anche l'AMSCHOOL, il registro elettronico che è stato citato e vi sentirete parlare ancora oggi, che apre ovviamente scenari molto interessanti sul fatto di poter condividere informazioni, i voti, le presenze e quant'altro con i genitori che stanno a casa, a questo punto possono essere autenticati con il loro bel account speed senza troppe complicazioni da parte della scuola o di chi gestisce la piattaforma. Questo è quanto, anche in questo caso, questo è l'ennesimo esempio di come mettersi insieme forse è molto spesso l'unico modo per riuscire a cogliere un'opportunità o una possibilità. L'importante è esserne consapevoli. Grazie a tutti.